Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati come ogni lunedì alle 14 su PES 2016 e siamo esattamente in Euro 2016. Allora ragazzi, vi volevo dire che il file della partita che ho portato lunedì scorso, quindi di quella contro il Belgio, è andato perso. Non me lo trova più, quindi quando provo a caricare il file precedente dice che non ci sono file salvati, quando in realtà vi posso assicurare che io l'avevo salvato, quindi lasciate subito un like per questi simpaticissimi scherzetti che ogni tanto mi fa la PlayStation o il gioco, non lo so. Ok ragazzi, quindi siamo nuovamente nella fase a gironi e ora spingerò quadrato per andare casualmente a estrarre un altro girone insieme a voi. Vediamo subito dove vengo estratto. Ok ragazzi, eccoci lì, gruppo 3 contro Polonia, Svezia e Slovacchia, quindi un buon girone, non facilissimo. Vediamo chi sarà il nostro primo avversario. Ok ragazzi, eccoci nella prima partita contro la Slovacchia. Andiamo subito a vedere le formazioni. Eccoci qui ragazzi nelle formazioni. Vedete, la formazione è la stessa che usai nel primo episodio contro il Belgio, solo che a centrocampo ho messo Miguel Veloso e ho spostato Contrao a terzino sinistro, che è il suo ruolo naturale. Ragazzi, volevo ringraziare l'utente Francesco Episcopo per avermi suggerito che col quadrato si possono anche poi cambiare e i ruoli dei giocatori per farli rendere di più. Ok ragazzi, andiamo ora nel match di questo episodio. Eccoci qui giunti ragazzi, Portogallo-Slovacchia sta per avere inizio il nostro debutto all'Euro 2016. Signore e signori, Moutinho, CR7, prova la bordata CR7, la parata del portiere, subito CR7 in evidenza ragazzi. Ricordo che giochiamo a livello campione. Moutinho dentro, colpo di testa messo fuori. Poi ancora la girata, pallone che rimane, il tiro al volo. Sono la Slovacchia. Posizione regolare, attenzione ragazzi, deve uscire lui Patrizio. La Slovacchia pericolosissima. Ragazzi, guardate CR7, numero ovviamente molto facile da fare con un CR7. Attenzione qua, rubiamo palla, ma non so come abbia fatto ad uscirne da una gabbia di 4 uomini. CR7 dentro, ancora pallone di ritorno per lui, CR7 si allunga troppo, palla va da dentro, Danni prova il tiro, fermato, quella palla che rimane lì, il gol, passiamo in vantaggio con Nani, 1-0 ragazzi, esultanza per Nani. Rivediamo il tutto ragazzi, attenzione, allora Thiago, palla dentro, qui c'è 1-2 di che volevo provare. Poi Danni viene fermato in questa maniera, cade, guardate l'impallo, e Nani velocissimo per fare il gol dell'1 a 0 per noi. Ultimo colpo di testa qua, ancora grande azione del Portogallo, va cross verso CR7, vediamo se ci arriva. Sì, ci arriva, prova il cross dentro, bellissima azione ragazzi, che gol che stavo per fare con Nani. Rivediamolo ragazzi, cross, guardate Nani di rovesciata alta, qua ancora Nani. Nani ancora, perfetto Nani, prova il tiro, la deviazione, scatenato Nani. Attenzione qua la Slovacchia, ma finisce il primo tempo. Ragazzi, un primo tempo giocato benissimo da parte nostra, la Slovacchia si è solamente difesa. Vediamo nel secondo tempo se riesco a raddoppiare, devo stare attento. Anticipato CR7, pallone dentro, attenzione, grande anticipo. Attenzione qua, pallone messo dentro. Danni verso Nani. Nani, il tiro, il gol, raddoppiamo. Non stava succedendo praticamente ragazzi più nulla. La Slovacchia ha possesso di palla, giro palla per cercare il pareggio. Ma noi l'abbiamo punita. Guardate, recupero palla di Thiago, bellissimo. Danni che ha visto, ha guardato subito Nani. Ecco qui Nani in avanti, tiro 2-0 per noi. Attenzione ragazzi, pallone messo dentro, palla che rimane lì, carambole, poi messa fuori. CR7 fermato, attenzione alla Slovacchia, il tiro fuori. Bravo qua, recupera la palla molto bene contro Nani. Danni dentro verso CR7, anticipato CR7. Qua ancora anticipiamo benissimo. E allora CR7 prova il tiro, anticipa, cioè fermato.
Attenzione, CR7! CR7! Ancora lui il gol, 3-0. Facile, facile questa volta, ragazzi. Questa volta era facile, facile. Ci vuole fare la sua classica esultanza. Eccola qui. Ragazzi, guardate che errore che ha fatto la Slovacchia. Qui ha cercato di recuperare e c'è cioè, questo riuscito di visto. Stiamo andando zoppicante. Per qui. Facile, facile. 3-0. Fermiamo bene palla. Gioco ottimo del Portogallo e finisce qui, ragazzi. 3-0 per noi. Partita dominata. La Slovacchia non ha fatto nulla tranne molto possesso palla. Guardate qui come si abbracciano. Vittoria meritatissima. Ecco qui, ragazzi, 9 tiri in porta a noi e uno solo la Slovacchia. Quindi non c'è stata storia. Ok, ragazzi, questa è la classifica dopo la prima giornata. Noi conduciamo con 3 punti. Svezia e Polonia hanno pareggiato, quindi un punto ciascuno, e la Slovacchia a 0. Nel prossimo episodio vi porterò probabilmente 2 partite e non più una. Ok, ragazzi, io vi invito come sempre a lasciare un like, sperando che questa volta l'episodio si salvi e non ci siano altri problemi. Commentate se avete qualcosa da dirmi, come sempre, ragazzi, se fatemi sapere se vi piace la modalità degli europei. Dopo ho pensato di fare magari una Coppa America, quindi prenderemo una squadra del Sud America, Argentina, Brasile o qualche altra squadra, Uruguay, ora vediamo, insomma. Come sempre, ragazzi, vi invito a lasciare un like, quindi commentare. Come sempre, sotto trovate tutti i miei social network, Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, eccetera. Condividete il video, se non l'avete fatto, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao gamers!